Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video del canale Med Fossil, il canale dedicato agli appassionati di paleontologia e biologia marina. Una scoperta molto importante, quella avvenuta in Puglia, più precisamente a Nardò, una nuova specie di dolichosauri, il Primitivus mandurensis. Partiamo subito dall'etimologia del nome. Deriva dal famoso vino rosso, il primitivo di Manduria, originario della penisola salentina. Questa nuova specie appartiene alla famiglia dei dolichosauridi, ovvero rettili marini dal corpo allungato molto simili agli attuali varani. Vivevano nei mari del Cretaceo. Prima della scoperta di Primitivus manduriensis si era convinti che il range cronologico entro cui si inseriva la presenza di questi rettili fosse quello compreso tra l'Albiano e il Santoniano, tra i 110 e gli 85 milioni di anni fa. Ma le rocce in cui è stato trovato il nuovo esemplare risalgono invece al Campaniano Maastrichtiano, circa 70 milioni di anni fa. I dolichosauridi quindi sono sopravvissuti almeno 15 o 20 milioni di anni in più di quanto fino ad allora ipotizzato. Inoltre, poiché questo esemplare non è stato ritrovato nel corso di scavi sistematici eseguiti da ricercatori, è difficile attribuirlo ad uno strato specifico, databile quindi con maggiore precisione. Il nuovo taxon può essere distinto dagli altri dolichosauridi attraverso alcune caratteristiche, tra cui il numero elevato di vertebre e la tipologia di squame, che si differenzia tra quelle laterali del tronco e degli arti, che sono subcircolari e profondamente imbricate, e le altre più grandi e a forma di diamante poste sulla regione dorsale del tronco. Come già detto, il fossile non è stato trovato durante scavi sistematici effettuati da professionisti. Questo quindi non ha permesso di datarlo in uno strato specifico, ma non ha neanche permesso la conservazione di tutte le ossa. Infatti ci sono alcuni frammenti conservati solo sotto forma di impressioni nella roccia, poiché parti delle ossa sono andate perdute con la controparte che è ancora sconosciuta. Ma la conservazione del Primitivus rimane comunque straordinaria, perché oltre alle parti scheletriche, infatti, sono molto ben conservati muscoli e squame. E resti del suo ultimo pasto, un pesce. Il reperto è stato analizzato utilizzando la luce ultravioletta, perché matrice e ossa sono dello stesso colore. Le ossa e la cartilagine, infatti, illuminati da questa luce, appaiono bianche, mentre la matrice appare grigia. Per distinguere ossa e cartilagine, invece, bisogna distinguere due tonalità di bianco differenti. Infatti, le ossa sono biancastre, mentre la cartilagine è di un bianco più acceso. Mentre per quanto riguarda i tessuti molli esposti alla luce ultravioletta, questi appaiono di un colore che varia dal rosa al viola. Il contrasto dei colori è correlato alla presenza del fosforo. Il pesce rinvenuto al suo interno, la morfologia della coda, gli arti palmati e altre caratteristiche, quali ad esempio il grado di ossificazione delle ossa, indicano che anche questo, come gli altri dolichosauri, era in grado di nuotare. Ma sulla base della zona pelvica, molto ben conservata, è però possibile affermare che oltre a nuotare, il Primitivus poteva muoversi fuori dall'acqua. Gli studiosi affermano infatti che questi animali vivessero in un ambiente semiacquatico, un po' come le iguane marine attuali, ma sul paleambiente ci torniamo dopo. Poiché gli adattamenti a uno stile di vita acquatico portano a un'ossificazione ridotta delle ossa, negli animali acquatici non è sempre facile separare i giovani dagli adulti. L'interpretazione finale, infatti, si basa su altre caratteristiche, ad esempio la presenza di una tacca parietale aperta, con la tavola parietale apparentemente divisa in due metà, caratteristica giovanile tipica in diversi gruppi di lucertole. Questo suggerisce che il reperto appartenga ad un subadulto. Quella che vedete girare in loop è una ricostruzione realizzata da Ivan di Wild Graphics, che ringrazio per aver accettato il mio invito a collaborare per la realizzazione del Primitivus. Vi invito a seguirlo su Instagram per vedere altri suoi lavori, link in descrizione. I resti di questo esemplare sono stati trovati vicino a Nardò, una cittadina situata nella penisola salentina. Questa località è particolarmente famosa per i suoi calcari fossiliferi ricchi di resti di fauna ittica del Cretaceo.
Questi giacimenti sono venuti fuori a partire dai primi anni del 1800 e negli anni successivi hanno suscitato l'attenzione da parte degli studiosi, fino a quando il Museo Civico di Verona non organizza due campagne di scavo. Queste campagne di scavo vennero effettuate in tre località differenti. La prima sulla costa di Porto Selvaggio, la seconda in una piccola cava di calcare in località Donna Donato e il terzo sito lungo un canale scolature nei periodi di piena. Questi pesci vivevano in un ambiente di tipo lagunare. Infatti, in parte dell'avampaese Apulo vi erano delle lagune separate dal mare aperto da delle barriere formate da biocostruzioni di rudiste. Dagli scavi effettuati dal Museo Civico di Verona sono emersi circa 1500 esemplari, tra cui 38 olotipi, che in alcuni casi hanno portato alla scoperta di nuove famiglie e di nuovi generi, e anche di un nuovo ordine. Altri ritrovamenti sono stati effettuati nel corso degli anni successivi e tra questi ci sono due esemplari di Cretazeus Rinaldi, che appartiene alla famiglia degli Zeiformi ed è un antenato dell'attuale pesce San Pietro. Un altro olotipo è il Saurodon Elongatus, un pesce che appartiene alla famiglia degli Anguilliformi, da come si può evincere dal corpo allungato. La maggior parte dei pesci ritrovati nei pressi di Nardò sono predatori, al contrario di quelli presenti ad Alessano, un altro grande giacimento di ittiofauna del Salento, perché lì invece sono stati trovati pochi predatori. Il video termina qui, spero che vi sia piaciuto, ringrazio nuovamente Ivan per la collaborazione, seguitelo anche su Instagram, mettete mi piace al video se è stato di vostro gradimento e condividete. Ciao a tutti e alla prossima!